siamo 200.000 persone che sono iscritte. Sono tante, ma proprio tante. Ora il punto è molto semplice, la riusciamo a mettere in moto una palla di neve? Riusciamo cioè a spiegare ai cittadini che purtroppo, io lo capisco che ognuno di voi ha la sua vita e che la sua vita è già molto complicata, molto difficile, fare qualcosa in Italia è sempre complesso, ma purtroppo non basta più fare il meglio nel proprio, perché se non riusciamo a spiegare che c'è un'Italia seria che si alza in piedi e dice adesso avete rotto le scatole e qui finisce la musica. E adesso dello spazio pubblico ci riappropriamo noi, perché noi siamo quelli che sono impegnati nelle loro giornate a studiare, a lavorare, a cercare un lavoro, a far produrre un'azienda, eccetera. E quindi pensate che a noi non ce ne frega niente, perché in fondo ci rifugiamo nel nostro particolare. E forse è anche vero che succede. Ma c'è un momento che questa cosa smette di succedere. E quindi noi ci mettiamo tutti insieme, ci alziamo in piedi e costruiamo una cosa per la quale persone che non ci hanno mai pensato vanno in una piazza a spiegare con un banchetto perché è importante investire sulla sanità o sulla scuola. E quali sono le nostre proposte? Perché lo vogliamo fare? Perché bisogna rompere questo monopolio delle tifoserie? Questo movimento è l'assunzione di responsabilità dell'Italia. L'assume? Io penso di sì. Non l'assume? Ma almeno ci abbiamo provato, caro. E non c'è molto di meglio da fare. Perché quando io parlavo con mia moglie che mi diceva ma che sei scemo, ma vai a Londra, ma mi hanno offerto di fare il presidente di uno dei più grossi fondi di investimento che ci sono. Io gli ho detto, grande, io non c'ho un altro posto dove voglio stare a fare questa battaglia. Siccome ho 46 anni, posso permetterlo, io la faccio, fallisco, ma la faccio bene. Grazie.